buoni. Se non sei capace di giocare a nascondino, meglio lasciar perdere, eh? No, io sono capacissimo di giocare a nascondino. È lei che è scorretto, è vero? Io scorretto, come fa a dirlo? Ma allora come fa a essere qua se l'ho sentita parlare a bassa voce dall'altra parte dell'oratorio? Maddalena? Scusa. Ragazzi, dai, venite qua. Dov'è Don Oreste? Ditemi dov'è Don Oreste. Se mi dite dov'è, vi lascio entrare gratis al cinema, va bene? Potenza della tecnica. Adesso tocca a lei star sotto. No, basta, caro, non gioco più io con lei. No. Va bene. L'ultima? Basta. L'ultima. Va bene. Però stavolta voglio la promessa di Don Tonino che non ci saranno più trucchi. Prometto. Non mi fido. Luca, vieni qua. Ascolta, tu devi stare alle calcagna di Maddalena. Non mollarlo un attimo. Controlla che non sia d'accordo con Don Tonino per un altro dei suoi trucchi. Mi raccomando, ok? Ok, Don Oreste. E allora, adesso che ha preso le sue precauzioni, possiamo cominciare? Certo, perché no? Conterò fino a 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tana! Ma basta, la finisca! No, non gioco più! Uno scherzo! Non è valido! È uno scherzo! Stendi giù le mani, basta! Ma non mi dica che anche lei da ragazzo non scherzava! Non mi interessa! Era per dar modo agli altri di nascondersi! Un trucco da ragazzi! Ma noi due non siamo più dei ragazzi! Oh. Ne è proprio sicuro? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta. E così tu saresti qui per controllarmi? No. Ma come? Hai accettato l'incarico da Don Oreste? Era una scusa. Una scusa? Sì, per restare solo con te. E come sarebbe? Non capisco. Mi sei simpatica. È la prima volta che una ragazza mi è simpatica. Vuoi una cicca? Grazie, perché no? E nella scarpa? Sì, tutte le cose che mi piacciono. Io tengo le scarpe. Credevo fosse una cosa seria. È una cosa seria. Da giù. Anche il signor Mario Bassi, purtroppo stamattina è successa una cosa seria. Chi è? Un tale che è stato assassinato in un modo molto strano. Oh, stavolta non vengo, te lo dico subito che non vengo. Dai, Tonino. Ho detto che non vengo, non vengo. Vengo io, commissario. Mario Bassi era un mio amico. Allora vengo anch'io. Come mai? Mario Bassi era l'amico di un mio amico. Che succede? Ce l'hai la bicicletta? Sì. Ti piacerebbe vedere un morto dal vivo? Sì. Andiamo. Cosa è stato strangolato? Hai visto i segni sul collo? Sono molto profondi, come se l'assassino avesse stretto molto forte. Oppure, lanciato da molto lontano, con queste. Puoi prenderle, tanto non ci sono impronte. Non ti ricorda uno di quei lacci che usano i vaqueros argentini per accalappiare i manzi? Le bolas. A me ricordo di più quando eravamo ragazzi. Leggevamo Salgari e giocavamo a Sandokan e Tux, ti ricordi? E tu volevi sempre fare Sandokan. No, l'arma. Qual era l'arma che usavano i Tux?
Un laccio? Come questo. Gli affiliati della loro setta usavano quest'amapo contro i loro nemici. Questa volta mi sa che ti sei proprio lasciato prendere dalla fantasia. Se Don Tonino ci scopre, poi se la prende solo con me. E ricordati che il capo sono io. Sì, Maddalena. Guarda, sono tutti intorno al morto. Accidenti, non riesco a vederlo. Ma che fai, non guardi? Se ti faceva paura, potevi anche dirmelo prima. Ti fa paura? No, Maddalena. Maddalena! Shh! Guarda, si spostano! Lo vedo! Oh no, è coperto dal lenzuolo. Che cosa volevi? Guarda che cosa ho trovato. Molto carino. Mettilo via che dopo lo guardiamo meglio. Arriva gente. Deve essere il fotografo della polizia. Povero Mario Bassi, proprio adesso che era riuscito ad avere una bella casa, macchine, soldi. Di che cosa si occupava? Ma di preciso non so, mi pare che importasse diamanti. Comunque, commissario, ultimamente io vedevo soltanto suo figlio. I suoi affari lo tenevano molto impegnato. In passato comunque era stato un buon parrocchiano. Guarda, va a fotografare il morto. Oddio, sta alzando il lenzuolo, io non guardo. È suo figlio. Certo che questo tipo doveva averne fatti dei soldi, eh? Ho sempre invidiato coloro che hanno classe. Non sempre classe e soldi camminano affiancati, sai? Mario Bassi i soldi li aveva fatti da poco. La classe di questa casa molto probabilmente appartiene alla moglie. Scusate, sono un po' tesa. Il dottore doveva già essere qui. Luca è ancora sotto shock. Non dice una parola. Se ne sta lì immobile davanti alla finestra della sua camera. Sembra che sia diventato muto. Signora Bassi, capisco che questo è un momento drammatico. La morte di suo marito, lo shock di suo figlio. Luca non è mio figlio. È figlio di mio marito e della sua prima moglie. Prima moglie? Quando ho conosciuto Mario era vedovo, con un figlio e tanti debiti. È stata una grande passione. Poi, improvvisamente, le cose sono cambiate. Il lavoro di Mario ha cominciato a girare, sono arrivati i soldi. E con loro la felicità, almeno fino ad oggi. Più o meno. Mario era cambiato ultimamente, vero? Lei come lo sa? Lo conosceva? Non lo so, l'ho letto nei suoi occhi. Ma cosa sta facendo il dottore? Nadia, scusami, sono venuto appena ho potuto. E questo è il dottor Luciani, il mio analista, che adesso si prenderà cura di Luca. Piacere, commissario San Giorgio. Molto lieto. Don Tonino. Mi scusi, dottore, quando avrà finito con Luca, vorrei farle qualche domanda, se non gli dispiace. Volentieri,
anche se non so in che modo possa esserle utile. Io sono il medico della signora, il signor Bassi lo conoscevo appena. Vi prego, ne parliamo dopo, accompagno il dottore da Luca. Permesso. Imbecille che ha messo la macchina davanti al cancello. Se è blu è la mia, sono il commissario San Giorgi. Non importa che mi chieda scusa. Io non le chiedo scusa, la sposti. Ma chi è quell'imbecille? È l'autista della famiglia. E probabilmente è un po' scosso. Le chiedo scusa a suo nome. Sono Miss Brown, l'istitutrice di Luca. Piacere, commissario San Giorgi. Non si preoccupi, io sono uno che non si arrabbia mai. Allora! E come sta Luca? Niente che una buona tazza di tè non possa curare. Inglese? Cattolica? Protestante. 1-0 per lei. È da molto tempo che lavora presso la famiglia Bassi. Un anno. E che lei sappia, il signor Bassi aveva dei nemici. No, assolutamente. Era una persona deliziosa. Amava la sua famiglia, sua moglie, suo figlio. Viveva praticamente solo per loro. E non aveva nessun nemico. Anche nel lavoro era stimato e ben voluto. Però ne sa di cose per conoscerlo solo da un anno, eh? Uno pari. Ti prego, Luca, adesso che siamo soli, dimmi qualcosa. Ti prego, non fare così anche con me. Io non sapevo che quello fosse il tuo papà. Io non ho fatto apposta. Sono proprio scema. Sei tu che devi piangere. Piangi, Luca, urla, ma fa qualcosa. Così sembri un pupazzo. E il medaglione? Dov'è il medaglione? Quello che hai visto oggi pomeriggio, dov'è? Dove l'hai messo? Dove è andato a finire? Non me lo vuoi dire, eh? Non ti preoccupare, in casi del genere non è insolito, non è detto che sia così grave, ci vuole del tempo. Maddalena, ha detto Don Tonino che ti aspetta per accompagnarti a casa, gli ho detto che l'avresti raggiunto subito. Ciao Luca, io devo andare. Se hai bisogno di me, telefona. Ah, e se non puoi parlare, telefona lo stesso. Se non sento nessuno, capisco che sei tu e arrivo. Ciao. Non è morto ciò che esternamente muore. In te, Orbot, la stessa morte può morire. Tra lei, tra lei. Assali, Orbo. Tu che strisci abominevole in luoghi solitari, tuo sarà il regno dell'uomo. Risuoneranno allora le lodi di colui che non si deve nominare. Tra lei, assali, Orbo. O abominio degli abomini, quando la quarta falce brillerà, una marea di sangue sommergerà gli uomini e la terra brulicherà di te. Sia lode a Orgoth. Tra lei, tra
da lei a Saniporto. Si faccia avanti colui che ha agito in nome di Orgoth. Il sacrilego è stato schiacciato. Bene, egli vagherà per sempre ululando nelle putride paludi di Raleigh, e così sia per tutti quelli che rinnegano Orgoth. Raleigh, Raleigh! Alzati. Orgoth ha guidato il tuo braccio, la riuscita dell'azione merita. Dov'è il medaglione? Cane, puoi perderci tutti! Tempo per ritrovarlo, altrimenti... Professor Ghini? Professor Ghini? Professor Ghini? Buongiorno. Sono io. E lei, professor Ghini? Ma sono io! Ma come sei spaventato! Le è piaciuto lo scherzo? Ho saputo della sua fama di buon tempone. Sarà l'età, ma dopo tanti anni di studi serissimi sull'uomo e i suoi costumi, ho scoperto che mi piace divertirmi un po' alle sue spalle. Sì. Ma mi dica, don... Don Tonino, Don Tonino, mi scusi, ma così mi sono rivolto a lei per consultarla a causa della sua fama di etnologo. Ho letto alcuni suoi libri. Volevo farle vedere una cosa interessante, forse. Che dice di queste? Venga, andiamo a sederci. Molto strano. Vede, proprio come pensavo. Questa era l'arma usata dai seguaci della setta del dio Orgoth. Dove l'ha trovata? Niente, con quest'arma è stato ucciso un uomo. Io voglio scoprire l'assassino. Ma lei, professore, conosce la storia di questa setta? Ahimè sì, è molto sanguinosa. Si tratta di un piccolo gruppo etnico dell'America centrale che nel 1500 sacrificava su un altare sangue innocente, cioè i bambini della tribù. Ma chi venivano sacrificati? Al dio Orgoth, una divinità sanguinaria, che però in cambio avrebbe provveduto alla ricchezza del villaggio tenendo lontano povertà e fame. E dall'America come hanno fatto ad arrivare fin qui? Ma si sa che i conquistatori spagnoli avrebbero portato questa usanza in Europa perché intorno al 1600 si sono verificati sacrifici analoghi a Marsiglia, ma poi non ne abbiamo avuto più notizie. È orribile. Sacrifici umani in cambio di oro, quindi potere. È la stessa ideologia di chi scatena le guerre. Lei è sicuro che queste usanze siano estinte? Onestamente, non lo so. La setta del dio Orgoth era formata da nobili, gente ricca, quindi in grado di corrompere, sparire e in seguito riapparire. Dio non voglia. Queste devo renderle alla polizia. Grazie, professore. Spero di non aver più bisogno di lei per questo caso. Anche se mi piacerebbe rincontrarla per parlarle un po' dell'uomo. In fondo ce ne occupiamo tutti e due, anche se in modo diverso. Arrivederci. Le è piaciuto lo scherzo? Questo riesce sempre.
toccato. Piccolo mio, ho una sorpresa per te. Luca, io so che tu hai trovato un medaglione. Ho sentito la tua amica Maddalena che te ne parlava. Io vorrei vederlo. È possibile questo? Io ti posso fare un bel regalo se tu mi porti il medaglione. E se ora andiamo a prenderlo in quel tuo nascondiglio? Perché tu hai un nascondiglio segreto, vero? Luca, perché non ubbidisci come ti ho insegnato? Ricordi quello che ti ho detto sulle punizioni severe che si usano in Inghilterra? Ora tu ubbidisci, oppure sarò costretta ad essere molto severa. Luca, siamo amici. Perché non vuoi accontentarmi? Adesso mi hai stancata! Dov'è questo maledetto nascondiglio? Andiamo, fammelo vedere! Se non mi ci porti subito, sarò costretta a farti molto male. Siamo soli in casa. Se urli, non ti sentirà nessuno! Mi senti? Non fare lo sciocco. Non avrai paura di me. Apri! Luca, ora io vado e tu rimarrai da solo, chiuso al buio in quella stanza. E forse avrai paura. Vero, Luca, che mi chiami sempre quando hai paura? Stavolta non verrò. Non verrò quando l'uomo nero al buio verrà a prenderti. Ciao Spirale, come stai? Poi mi diventi tutti i giorni sempre più magro, eh? Ma guarda che bubone, ma cosa hai fatto? Ma che cosa mangi? Mi tieni il cappello? Grazie. Signorina, Spirale sono io, sto parlando con l'attaccapanni. Ah, ecco perché tutte le mattine mi teneva il cappello.
Quando si deciderà a mettersi gli occhiali? Ma Spirale, ma perché dovrei mettere gli occhiali? Scusa, io ci vedo benissimo. Ah, signorina, attenta al vaso! Ma quale vaso? Ma come quale vaso? Questo, il vaso cinese. Il commissario ci tiene moltissimo, ci ha minacciato di morte se lo rompiamo. Buongiorno, signor commissario. Lecchino. Oggi sono particolarmente nervoso perché devo interrogare Guido Ferrari, l'autista di Mario Bassi, l'uomo assassinato sul fiume. Questo Ferrari è un uomo così odioso e antipatico che farei qualsiasi cosa pur di mettergli le mani addosso per arrestarlo. Ma il nostro lavoro esige professionalità, obiettività e comprensione. E questo significa, signor commissario? Che dobbiamo incastrare quel bastardo! Sì! Bene, ho già un piano, avvicinatevi. Sono stato chiaro? Sì. Non ho sentito bene, sono stato chiaro? Sì, signor commissario! Non ho sentito bene, sono stato chiaro! Signor commissario! Bene, e allora tutti ai posti di combattimento. Spirale, faccia passare quel bastardo delle Ferrari. E lei, signorina, cosa fa lì in panciolle? Vada a prepararsi! Sarà un successo, signor commissario, quell'uomo è già nostro. Lo so, lo so! Vieni, vieni, Ferrari. Ti faccio passare un quarto d'ora che te lo ricorderai per tutta la vita. Muoviti! Ti hanno insegnato le buone maniere. Signor Ferrari, si sieda. Le dico subito che in questo ufficio non ammetto provocazioni di nessun genere. Cinese? Bello, eh? Orrendo. E anche queste sedie sono scomode. Perciò voglio restarci poco qui. Che vuole da me? Ho qua il suo dossier. Risse, contrabbando, furti, rapine, truffe, sequestri di persone, tentato omicidio. Una bella carriera la sua. Questi sono errori di gioventù. Ma adesso sono pulito. Non come qui. Chi è che fa le pulizie? Appena spolverato. Stia calmo, Spirale dannazione, stia calmo! E ora torniamo a noi. Lei attualmente è autista presso un facoltoso commerciante, ucciso. La morte del signor Bassi è stata un duro colpo per me. Gli ero affezionato. Cos'ha da guardare? Lei usa delle cravatte orrende. Dov'era la mattina del delitto? In garage, a sistemare la macchina. Miss Brown può testimoniarlo. Sì, ma Miss Brown non può testimoniare che lei sia rimasto per tutto il tempo nel garage. Dalla villa si arriva al fiume in appena 15 minuti. E allora? Cosa ho detto? Stava parlando della villa... Ah, mi scusi. Ricatto, estorsione, vendetta. Per uno come lei i moventi possono essere tanti. Commissario... Queste sono solo parole. No, sono anche fatti! Adesso la metterò a confronto con una testimone oculare. Cosa? Sì, una contadina siciliana che passava per caso vicino al fiume e ha visto in faccia l'assassino! Spirale, fai entrare la signora. Venga pure avanti, signora, non abbia paura. Guardi bene in faccia quest'uomo e mi dica se lo riconosce. Nende saccio e nende vitti. Signora. Id!
due. I due? Come potrei dimenticare quel botto crudele, quell'espressione malvagia? Lo guardi bene. Perfettamente lo ricordo. Lo vedi come lo sto vedendo ora, con quei capelli biondi e quel viso glabro. Capelli biondi? Lo guardi bene. Rossi? No. Bianchi? No. Castani? Pochino. Neri? Capelli neri e volto glabro? No. Con la barba? No. Con i baffi? Sì! Con i baffi! Benissimo, lo vitti! Commissario, mi vuol spiegare questa farsa? Questa donna l'ha riconosciuta. La porti in tribunale? Arresteranno lei, non me. Capelli biondi. Commissario, se non le dispiace, io vado, Le do una dritta. Io riconosco bene i vasi cinesi, li contrabbandavo. Questo non vale niente, è falso. Lo può buttare. Non posso crederci. Non è possibile. Ditemi solo che è un brutto sogno. O devo uccidere qualcuno. Non ho scelta. Capelli biondi. Sì! Luca Bassi, il bambino, scomparso. No. Ma no. Porca miseria, ma ti devo spiegare. Allora riesci ad aggiustarla? Dottorino, è un po' vecchiotta, È un po' vecchiotta, l'ho comprata 10 anni fa. Vabbè, io faccio il possibile, però non le prometto nulla, Telefono, sì, vada, ci penso io. Sì. Vada. L'hai chiusa? Perché? Pronto? Sì, sono io. Ehi, commissario, dimmi. Cosa? È sparito Luca Bassi. Oh, che brutta notizia. Sì, adesso è tutto più complicato e pericoloso. Bisogna che ci muoviamo subito. Non c'è più tempo da perdere, no? Senti, facciamo così. Vediamoci questa sera alle 20:30 di fronte all'entrata principale di Villa Bassi. Va bene? E vestiti in modo da non dar nell'occhio. Bisogna pedinare qualcuno. Non come al solito, che si vede subito che sei un poliziotto. Va bene, va. Ciao, ti saluto. Dottorino! Scusa, ero sopra il pensiero. Sì, sì. Ma volevo dirle, non sono riuscito ad aggiustare il forno. Vabbè, oh, ragazzi. Vorrà dire che solo dopo 10 anni dovrò comprarne una nuova. Poi 10 anni solo, la roba adesso... Allora, comunque niente, non è importante questo, c'è una cosa molto grave. Dovete darmi una mano tutti e due. Questa sera dovete venire alle 20:30 esatte, via dei Fasi 3. Hai capito? Sì. Ti ricordate? Come no? Vestiti in modo da non darne l'occhio, bisogna pedinare qualcuno. Sì. Oh, non sto scherzando, è molto importante. Va bene. Vabbè, grazie. Dottorino, per prima, per il lavoretto che abbiamo fatto io e lui. È vero, sì, anche quello, scusate. Ma... Abbiamo lavorato. È giusto che... Si paghi. Allora, sai cosa ti do? Sì. Ah, cosa? Così siamo. Oh, perché? Abbiamo lavorato in due. Sì. E questa è la tua metà. Ah, oh, già. Bucumbrà! Angelo. Dottori, mi avete riconosciuto?
Ma soltanto un ambulante cretino può pretendere di vendere un mendicante. Ah già. Sì, ma gli altri non sono ancora arrivati. Prego, prego, io fa le voi fotografie li coldo. Anch'io se l'idele, grazie. Eh? Che te ne pare, bella idea, eh? È mia. Due anonimi turisti giapponesi che vanno in giro con le macchine fotografiche a fotografare tutto e tutti, trattandosi di un pedinamento. E secondo voi così passereste inosservati? Ma scusi, a lei scusi che si è vestito da ballerina turca. Speriamo che almeno Marco sia vestito in modo più normale. Lontanino, sono qui! Dove? Qui dietro! Più normale, eh? Allora, chi dovremmo pedinare? Dunque, allora, tu e la tua assistente seguite Guido Ferrari, l'autista. Marco seguirà il dottor Luciani, lo psicanalista. Angelo, la signora Bassi e io Miss Brown. Mi raccomando. Segnatevi tutti gli spostamenti e gli indirizzi dove vanno, perché sono sicuro che così avremo degli indizi importanti. Va bene? Sì, ma questi dove sono? Sono nella villa. Quando cominceranno a uscire, a poco, ognuno di noi sceglierà la propria preda. D'accordo? D'accordo. D'accordo. No, 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 no. Cosa c'è? Si può. Ma come potete pretendere di fare un pedinamento conciati così, eh? Dai, di... Su, guarda, guarda. Ma si vede subito che siete finti, si vede subito, guardate me, curato nei minimi particolari, guarda, nessuno, nessuno potrebbe riconoscermi, nessuno! Buonasera, Antonio. Buonasera, signora Anna. Sfogatevi. Adesso poi quando abbiamo finito di divertirci, sopra e sotto, me lo dite che andiamo avanti, eh? Stasera poi a casa facendo chiacchiere. Oh, no, ma dai, ma non ne voglio niente, ma dai, Dottino, sto bene, Dottino. È da un po' che la sto osservando e mi sembra arrivato il momento. Io sono uno psicanalista, forse posso aiutarla a risolvere qualcuno dei suoi problemi. Mi venga a trovare. Non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Dovremmo farli più spesso questi pedinamenti, eh? Venga che facciamo una foto ricordo, venga. Ecco, fermo qua. Signore, scusi, signore, sarebbe così cortese da fare una foto a me e al commissario, eh? Signorina, cos'è, impazzita? Sono io il commissario. Scusi, se lei è il commissario, questo chi è? Ma non lo vede che è un giapponese vero? Guardi che perdiamo di vista il Ferrari. Forza, mandi via questo brutto muso giallo, si sbrighi! Chi muso giallo? Complimenti, vedo che parla benissimo la nostra lingua.
Sì. Bravo. Sì, sì. E non mi piace quello che hai detto. Giudo? Male. Mi sembra di essermi scontrato con un treno merci. Perché lei è un caratteraccio. Non si parla male delle persone che non si conoscono. E io che ho trovato il cane più intelligente della terra. Meno male che è arrivata la polizia e l'ha salvata. Sì, arrestandomi per furto, aggressione e violenza. Per forza, era lei che morsicava il cane. Ha cominciato prima lui. Così i nostri pedinamenti non sono serviti a niente. E speriamo che ai ragazzi sia andata meglio. Oh, che mazziata. Angelo, Marco, anche voi. Ragazzi, cosa vi è successo? E noi stavamo seguendo, come d'accordo. Io la signora Bassi e lui il dottor Luciani. Vabbè, questo lo sappiamo. Ci siamo ritrovati a un ristorante. Un ristorante? Sì, dove la signora e il dottore stavano cenando insieme. Il dottor Luciani era molto affettuoso con la signora che era triste e piangeva. Esiste una relazione tra lei e Luciani. Ecco il movente per l'omicidio di Mario Bassi. No, non credo. A meno che Luciani non sappia qualcosa o appartenga a quella strana setta di cui parlava il professor Ghini, no? Ma voi come mai vi siete ridotti così? Noi stavamo appostati nel giardino del ristorante. A un certo punto è uscita una coppietta. Ora, scambiando Marco per un cespuglio vero, si sono nascosti e si sono baciati. Mi ha visto nel cespuglio e mi ha scambiato per un guardone. Allora io sono uscito per difendere Marco e quello ha chiamato gli amici dal ristorante. Una spada di lotta greco-romana. Almeno il vostro sacrificio non è stato vano. Avete scoperto qualcosa. Bravi. Oddio mio. Ma è scoppiata la terza guerra mondiale? Se arrivano in visita anche i parenti è finita. Cos'è successo? Malgrado le apparenze, nulla di grave. E voi come mai qui? Cercavamo lei. Maddalena ci ha raccontato una cosa. Abbiamo pensato che forse le poteva interessare. Di che cosa si tratta? Quando ci siamo nascosti dietro la siepe vicino al fiume, Luca ha trovato un grosso medaglione strano. Come strano? Strano, come se fosse egiziano, indiano. E perché non l'hai detto subito? Non ci ho pensato, non ci ho fatto caso. Sono successe tante di quelle cose. E dove sarà adesso questo medaglione? L'ha nascosto Luca, ma purtroppo non so dove. Saresti capace di disegnarmelo? Credo di sì, me lo ricordo abbastanza bene. Lo provo. Cosa ti serve?
Niente, lo voglio portare a un mio amico professore. Chissà che non ne sapremo di più su questa setta. Ecco, più o meno è così. Povero Luca, chissà dove sarà adesso. Il ragazzo è muto per lo shock. Mi hanno confermato che non riesce più a parlare. E il medaglione? Forse sono in grado io di ritrovarlo. Preparate il ragazzo per il sacrificio. Tu sai quel che devi fare. Vai e portami quel medaglione. Grazie, maestro. Ma ci sarebbe ancora un piccolo problema. Credo di essere stata pedinata da quel prete. Consideralo già morto. Professor Ghini? Professor Ghini? Professor Ghini? Professor Ghini? Professor Ghini, professor Ghini, professore! Abbiamo speso dei soldi, guarda il professore, guardala, guardala. Questo scherzo mi riesce sempre bene. Sì. E che cosa posso fare per lei? Sì, a posto con gli scherzi, siamo a posto, professor Ghini. Allora, io ho portato il disegno di un medaglione che è stato ritrovato vicino al luogo del delitto. Purtroppo, questa è la conferma della nostra prima scoperta. Questo è il medaglione della setta di Orgot. Il dio a cui vengono fatti i sacrifici di sangue innocente. È il dio della palude che vive nelle acque putride e si purifica bevendo il sangue dei puri. Ma se questa setta esiste veramente, quando avverrà il prossimo sacrificio umano? Adesso vediamo. Vediamo, vediamo. I sacrifici si compiono durante una congiunzione astrale che si verifica all'incirca ogni 15 anni, nel terzo mese dell'anno, quando la luna è al suo primo quarto, ossia in marzo. Che giorno è oggi? È l'11 e la luna sta entrando nel suo quarto. Esattamente fra due giorni ci saranno tutte le coordinate per l'esecuzione del sacrificio. Sì, proprio tutto, anche la vittima. Sa qualcos'altro sul medaglione? Beh, il medaglione appartiene ad ogni seguace della setta di Orgot e contiene una goccia di sangue del gran sacerdote. Probabilmente questo appartiene al sicario incaricato di uccidere un affiliato traditore o che stava per tradire. Se lei ritrovasse il medaglione... Conoscerei il nome del gran sacerdote, o meglio del grande assassino. Esatto. La ringrazio, professore. È stato molto gentile. No, poca cosa, don Tonino. Pensi piuttosto a stanarli prima del 13 marzo.
Gini! Il carnevale mi scherza male! Gini, Gini, ma com'è? Com'è dunque, Gini? Gini, dove li mettiamo adesso questi qua, eh? Ridiamo, ridiamo, Gini. Sono io. Allora, mai che si venga a dare una mano. Ecco, Maria, almeno le telefonate, le avrai prese le telefonate. Le... Maria. Maria. Oh, santo cielo. E adesso pane al pane. Sei finito, lo vedi questo sfilatino qua? Adesso impari cosa vuol dire arrotolare il pane. Adesso basta, sei spaventato? Dai, fa già la pazza, dai. È bello come modo nuovo di aprire, io sempre aperto così. Invece è più comodo. Delle volte non si fa così in casa della gente. Perché io se vengo in casa tua, apro con le manigline. Giuro, non è per stare a criticare, perché io sono disposto a far la pace subito. Che si rompe? Cioè, va, un attimo. Andiamo a Madonna dei Fornelli, che c'è un bel bosco e lì ci divertiamo, che tiriamo giù dei pini. Sono veloce anch'io, eh? Non credo di far tanto, perché fa così come i serpenti. Mi riesce benissimo con quella blu, questa è la prima volta che provo, non è mica buona questa, per questa diamola lì, a Don Oreste, è bellissimo. Oh, a me mi dà fastidio, uno che mi viene sempre intorno fa, adesso sinceramente, non per voler, che io anzi ho apprezzato la calza, che io guarda bene, me le sono sempre messe nei piedi, non ho capito niente. Dai, facciamo la pace, dai. Vedo che non c'era niente dentro. Adesso basta. Adesso c'è intenzione di... Giù. Dai, tira con le manine. No! Perché no? Stasera c'è Dallas. C'è Dallas. C'è Dallas, non si può. Adesso cerchi di capire. Adesso vengo un giorno che c'è Dynasty. Che non gli piace, Dynasty rompiamo anche la radio. C'è una radio. Con Dallas non si può. Dai, pazzo. Ammola, eh? E adesso come andiamo con questa rovina qua che è dura? Comodo con la cucina che è impellicciata. Questa che roba è roba tutta massiccia, eh? Oh! Poi che sei venuto che c'era Dallas. Se no eri fermo a Dynasty lì. E adesso vediamo un po' che faccia hai. Sorpresa, Miss Brown. How are you, Don Tonino? Abbiamo un sacco di cose da raccontarsi noi due. Non credo, Don Tonino. Noi due apparteniamo a due religioni diverse. Voglia di scherzare, eh? Vediamo se continuerà ad averne voglia davanti al commissario San Giorgio. Libera. E perché dovrei? Non c'è mai stata tanta tranquillità in questa casa come adesso. Pronto? San Giorgi? Sì, sono io. Allora, preparati. Un pesce grosso è caduto nella rete. Sì? Prova a dire? No, Miss Brown è qui con me. Sì, ha tentato di ucciderla. Finalmente qualcosa di concreto.
Avevamo in mano qualcosa di concreto. Vieni qua subito, chiamo un'ambulanza. Quando ero piccolo avevo un nascondiglio nella mia stanza. Ci mettevo tutti i miei tesori. Secondo me stiamo perdendo tempo. Il numero delle probabilità di trovare il medaglione è troppo alto. Bisognerebbe restringerlo. Già, ma come? Maddalena, tu che hai parlato con Luca, non ti ricordi se ha detto qualcosa che potrebbe metterci sulla buona strada? Dai, non piangere, sennò diventa ancora più difficile aiutarti. Tutta colpa mia. Tu non c'entri, Maddalena. Ma sono stata io a fargli vedere suo padre morto. Ma come potevi sapere che era suo padre? È colpa mia. Dai, no. Buona cica. Le cicche. Che stupida, le cicche. Vuoi spiegarti meglio? Luca mi aveva offerto una cicca che aveva nella scarpa. E tu l'hai mangiata? No, ma non è questo il punto. Quando gli chiesi perché le tenesse nelle scarpe, lui mi disse che tutte le cose che gli piacevano, lui le teneva nelle scarpe. Eccole! Bene, adesso andiamo da Don Tonino. Un momento. E questo cos'è? Ma non lo so, l'ho trovato in una scarpa. Io questo l'ho già visto. Sì, vabbè, adesso andiamo da Don Tonino, Ci sono! La villa abbandonata, ci andavo a giocare quando ero piccolo. Andiamo! E non è meglio avvisare prima qualcuno? Ma sì, è sulla strada, ci passiamo prima di andare da Don Tonino. Luca ha bisogno di noi. Carino qui. Il vampiro lo evoco io, fate voi. Spiritosa. Guardate. Identici. Ed ora come facciamo a entrare? Quando eri piccolo come facevi? Facile, scavalcavo. Dammi lo spino. Mi sa che c'è un sistema più semplice. Ma non era abbandonata? Lo era. Che vogliamo fare? Forse sarebbe meglio avvisare Don Tonino. Non c'è tempo, io entro. Aspetta, Maddalena! Spirito delle tenebre, esci dalla bara! Ma smettila tu! Aspettaci, Maddalena! Ecco, venivamo proprio qua a giocare. Ah, avete già il gusto dell'arido, Manca solo che un lupo mannaro si metta ad ululare. Sara, non fare altre richieste, ok? Ok, ok. Ma che ci venivate a fare qua? Riuscire a resistere qua un'ora da soli ci faceva sentire dei veri uomini. Ah, un po' come per noi ragazze quando resistiamo un'ora sotto il casco. Certo che ne ha fatte di fesserie la vostra generazione. Come cavolo si fa a entrare lì dentro? Non si può, è tutto sbarrato. Non per chi conosce il passaggio segreto. Ah! No, ragazzi, non fate scherzi, eh. Oh, non lasciatemi qua da sola, ragazzi! Ragazzi, vogliamo fermarci un momento? Che c'è? Gabriele, forse tu penserai che io sia la solita femminuccia debole e paurosa che si spaventa per un non nulla, vero? Ebbene, se lo pensi sappi che hai perfettamente ragione. Che è stato quel rumore? Niente, è solo un topo di dimensioni gigantesche. Gabriele?
Preferisci che mi accasci al suolo o che ti svenga direttamente fra le braccia? Fatti forza, dai! Ma figurati, le ragnatele in faccia, io le adoro! E tutti quei ragnettini che ti camminano sulla schiena, deliziosi! E poi tutti quegli animaletti che strisciano e saltano, Dio che bello! Attenzione, scalino ripido! Grazie, Maddalena! Attenzione, pavimento scivoloso! Grazie, Maddalena! Attenzione alla testa! Grazie, Maddalena! Ehi, ragazzi, guardate là in fondo, c'è una luce! Ehi, aspetta! Sì, figurati se aspetta! Oh, no! Sia lode a te, Orgot! Ra lei, Assarid Orgot! Mio immondo signore! Tu che sei nato nel fetido caos, tu che dimori nelle putride paludi di Raleigh, risorgi dalle voragini dell'oscuro e accetta il sacrificio. O abominio degli abomini, tra un'ora sarà alta nelle tenebre la quarta falce d'argento. L'ora è vicina, accetta, ti prego, il sangue puro della nostra offerta. Zitta, calma. Tu dici che stanno girando un film, vero? Ora di no. E allora ti avverto con molta calma che mi sta per venire una crisi isterica. Non ce la possiamo permettere. Che cosa farebbe Don Tonino in una situazione del genere? Gli torcerebbe il collo. Giusto, ma prima avvertirebbe San Giorgi. Andiamo. Quei beccamorti sono stati così fessi da non lasciare nemmeno delle... Volevi dire sentinelle? Ora arriva il regista e ordina la pausa per i cestini, vero? Certo, il problema è che il cestino siamo noi. Che messe copiosa, quest'anno il nostro viscido signore mieterà un rigoglioso raccolto. Non una, ma quattro giovani offerte. Sia lode a te, Orgot. Ah, ora basta con questa buffonata. E sai che non siete più dei bambini. Liberateci immediatamente. E dove vorresti andare, carina? Sa, questa sera ci sono i cartoni animati alla TV e allora volevo andare lì a vedere a casa. Lei non mi capisce, vero? Ma che offerta sbarazzina! Orgot adora le vittime piene di vita prima. Don Torino te la farà pagare, brutto scemo! Ma questo... Sia lode a te, Orgot. Il sacro medaglione è stato ritrovato. Tra un'ora la tua sete di sangue innocente sarà finalmente appagata. Ra lei. Forse era meglio se restavamo a casa. Ti lamenti sempre che non usciamo mai? Thank you.
Ai ai. Oh. Tonino! Beh, ma sei in anticipo sull'appuntamento. Come hai fatto ad entrare? La porta era aperta. Avevi ragione tu, l'autista non ce la racconta giusta. Lo sapevo! Lo sapevo! Il mio istinto da segugio non mi tradisce mai! Hai già scoperto qualcosa? Scoperto no, però qualcosa di strano c'è. Vedi, la valigia pronta per partire. In casa non c'è nessuno, la porta aperta. E allora accendiamo la luce. Accendiamo la luce, eh? Così se Ferrari è uscito, rientra e vede la luce accesa, si sospettisce. Segugio. Hai ragione. Poi c'è un'altra cosa di strano. Io ti ascolto. Intanto bevo qualcosa perché sono tutto massacrato. Ai, 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 ai. Senti che strani titoli che ci sono in biblioteca. I demoni di Salem. Il mistero degli Aztechi. Magie e sortilegi dell'Europa occidentale. Delle strane letture per uno che fa l'autista, non ti sembra? Guarda un passo che ci interessa. Quando la luna sarà al suo quarto, l'abominevole Orgoth risorgerà dalle putride paludi di Raleigh. Capisci? Il quarto di luna è oggi. E cosa succede al quarto di luna? Le tenere carni saranno recise, l'umida luna si tingerà di rosso e l'abominevole berrà il sangue caldo e puro delle vittime innocenti. Luca è in pericolo mortale, capisci? È lui la vittima da sacrificare, ma dove? Come vorrei avere fra le mani questo Ferrari per farmelo dire. Commissario? Commissario? Oh, commissario. Oddio. Sì, la stessa. Ma dove sono? Allora, adesso mi dici perché bevi l'acqua ghiacciata quando sei sudato. Quante volte devo dire? Quante volte devo dire di non bere l'acqua ghiacciata quando sei sudato? Una volta, dimmi. L'acqua ghiacciata, che è lì? Lo so che è lì. C'è l'acqua ghiacciata e c'è Ferrari morto nel frigo. C'è Ferrari morto nel frigo. C'è Ferrari morto nel frigo. È finita. È finita. L'unico che poteva portarsi dove avverrà la cerimonia è morto nel frigo. Oh, santo cielo. Stavolta la scientifica non si potrà lamentare. Mi sembra perfettamente conservato. Quando hai seguito Ferrari, in che zona sei finito? Aspetta, Suonavano circa le 21. Di questo sono sicuro perché ho controllato con l'orologio del campanile. Quale campanile? Quello di San Cristoforo. Ah, la zona dove sono finito io più o meno. Ma dove, il posto? Ti ricordi dove andavamo a giocare da ragazzi? La villa abbandonata? Bravo! Non c'è più tempo da perdere. Raduna tutti gli uomini e fai secondare la villa. Io ti precedo. Tonino! Il frigo! Che male! Tu che strisci abominevole in luoghi solitari, tuo sarà il regno dell'uomo. Risuoneranno allora le lodi di colui che non si deve nominare. Raleigh, assani porto. Comunque vada a finire, ricordati che ti ho sempre amato. E sempre ci ameremo, Gabriele. Sempre a pomiciare voi due, eh? Approfittate di ogni occasione. Bella cerimonia, Mi vengono i brividi a pensare a quanto sangue scorrerà stasera. Oh, che dici, avrò fatto male a mangiare prima di venire? Ma no, a proposito, hai concluso con quella modella americana? Cose da turchi, non mi far parlare. Ma no, dimmi, dimmi. Sabato sera l'ho portata a casa mia. Eh? Ho abbassato le luci. Eh? Ho messo un disco di Frank Sinatra. Eh? A proposito, portavo una minigonna incredibile. Sì. Aspetta un momento. Che c'è? Mi è parso di vedere un uomo.
E che succede? Trovato niente? No, niente, era un... boh, niente. E com'è finita la festa? La festa? Sì, quella che hai fatto sabato. Ah, sì, beh, bellissimo, sono divertiti. Immagino, i particolari. Ma i particolari, niente, saremmo stati 10, 12, poi non so, chi viene viene. Tutti uomini? Tutti uomini, sì. E l'americana ci stava? Beh sì, abbiamo fatto questa festa all'americana, ci stava la proprio, una di cose. Facciamo la festa all'americana, sì, sta. E i tuoi amici? Ah, sono divertiti moltissimo, perché poi nessuno aveva mai fatto l'americana. E tu? E tu? Io mi sono divertito, ma mi sono messo lì a sedere. Dico, comincia la cerimonia. C'è una festa alla romana, no, che ognuno fa. Dopo. Il momento è giunto. Accetta l'offerta, Orgot. A fuoco! A fuoco! No, al fumo. Cioè, il fumo sembra fuoco, no? È fumo. Vada avanti. È fumo. Sia lode a te, Orgot. Ah! Un topo! Un topo! Scusate, ma io non ho paura di niente, i topi. C'era un topino che andava da lì a lì, da lì. Lo vede lei? No. Niente, è già andato. Vada pure. Vieni un topo. Sia lode a te, Orgot. Fermi tutti, polizia! Ha sentito che lei? Sì, sono io che ho detto. Perché aveva detto che l'ora, aveva detto che veniva qua adesso. A me mi è sembrato di... E grazie che non mi rimetto subito il cappuccio. Mi rimetto subito. Va bene, sono Don Tonino. Inutile. Mi chiedete scusa, io non ho visto niente, amici come prima, mi date indietro i bambini, eh? Va bene? Che l'orario non... Anche i vestitini, sì. Quelli ci tengo. Uccidetelo! Eh? Volete... di chiedere. Fermi tutti, polizia! Come battuta un po' vecchia, ma a me fa sempre ridere. Lui poi le racconta meglio, eh. Forza, arrestateli tutti! Il gas è sacerdote, presto, non lasciatelo sfuggire! Signorina, le avevo detto, il gran sacerdote! Ma perché, non è un sacerdote? E poi a me mi sembrava abbastanza gran. Cioè, io... Le è piaciuto lo scherzo, professore? Don Tonino, mi ha fatto prendere un bello spavento. Ah, ho capito. Ha voluto prendersi la rivincita per gli scherzi che l'ho fatto io? Eh sì. Solo che i suoi scherzi hanno conseguenze più gravi dei miei. Ma no, le fece un po' di spavento, come lei adesso ha fatto a me. Miss Emily non voleva spaventarmi. Voleva uccidermi. Miss Emily? Fa finta di non conoscerla, vero? Gran sacerdote. Sinceramente, non capisco. Io invece ho capito tutto. Ed è stato proprio lei a mettermi sulla buona strada.
come faceva a sapere che il medaglione non poteva essere in mio possesso? All'inizio non ci ho fatto caso. Poi ripensandoci, ho capito che soltanto uno appartenente alla setta poteva saperlo, o no? Sarà stato un caso? Sì, sarà stato un caso. Sarà stato un caso che il signor Bassi è stato ucciso perché aveva saputo dei sacrifici umani e disgustato se ne voleva andare, abbandonare la setta. Miss Emily è stata uccisa perché non parlasse, mentre Guido Ferrari è stato ucciso perché ha sbagliato, sì, ha sbagliato. Ha perso il medaglione la mattina che andò ad uccidere Bassi. Don Tonino, io non so di cosa stia parlando, ma del resto io non posso essere il gran sacerdote. È vero, per via dell'altezza e della voce. Ingegnosissimo. Solo che io sono curioso, sa. Ero vistando in uno sgabuzzino della direzione del museo, ho trovato qualcosa che forse le può interessare. Questi sono trampoli e alzano la statura di quasi 40 centimetri. Ma... E questo è un altro bello oggetto. È un microfono a laringe che è posato qui. Serve a distorcere la voce. Semplice, no? Questa volta i suoi scherzi non hanno funzionato, professor Ghini. Ma non è detta l'ultima parola! Vieni qua, speravi di farla franca anche stavolta, Prendilo tu. Tonino? Stavolta come scherzo non era niente male. È come si dice, uno scherzo da prete. Sembra che manchi soltanto a Don Tonino, eh? Dopo è fatta. Don Tonino! Stanno a Don Tonino! Eccolo! Ragazzi, bisogna essere sportivi! È andata così! Don Tonino, mi dispiace per lei! Una volta tanto potrò vincere anch'io, senza rancore, eh? Però... Che sto qua...